Va bene, mi chiedo. Ma Morlini scherzava, no, allora, stiamo tanto giovani. Mi chiedo in velocità un aggettivo per definirlo. Parto io perché è inimitabile, secondo me. Un aggettivo solo per definirlo. Alto. Alto. Beh, alto. Medio grande. Medio grande? Vabbè, insomma, sono dei monteponi, sono degli sportivi. Atomico. Atomico. Il grande dono è Luca Toni. Davvero inimitabile di qui in mezzo all'assessore. Sì, sì, sì. Un po' finito qua assessore, che stiamo dentro il bel crocco. Che bello sentire tutti questi scatti. Scatti, ci mettiamo un po' più vicini, sì. Datemi pure la mano per chiaramente le solite esigenze. Microfono via, prendiamo il microfono, la mano. Lui ne ha fatte tante in campo di doppiette, per lui era doppietta, ma ricordiamo che aveva già conquistato il prestigioso Can Grande d'Oro proprio nell'anno anche del 300 gol in carriera. Vabbè, premi ne vinti tantissimi quando eri giovane, no? La scarpa d'oro, i campionati, no? Giovane da un punto di vista calcistico. No, perché perché ultimamente continui a vincere il premio, fai ancora tanti gol, ma continui a vincere il premio, quindi sai che si dice che i premi arrivano a fine carriera, ma tu fortunatamente l'hai vinto tanti prima, eri stato campione del mondo anche prima, ma adesso è tutto freddo. Come te lo spieghi? No, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Poi un premio che riguarda, penso, più l'anno scorso, perché è stata un'annata fantastica per me, per il Verona, quindi poi ricevere i premi è sempre una cosa piacevole, soprattutto quando sono così importanti. Ma a livello nazionale tutti chiedono Luca Toni, cioè quindi sei entrato, hai quasi preso lo scettro dei grandi campioni. So che sei molto legato a Roby Baggio, lo siamo tutti noi che amiamo il gioco del calcio, hai preso un po' lo scettro di questi grandi campioni. Totti comincia a correre meno di te, questo è un po' come battuta, quindi comincia ad avere qualche difficoltà, però sei tu comunque l'uomo nazionale ancora da esportare, non soltanto come capitano della Sperone. Ma diciamo che ho avuto dei grandi insegnamenti da Roberto Baggio, perché quando giocavo con Roberto io ero un ragazzino e ho visto che prima di tutto per diventare un grande giocatore, un campione, devi essere una grande persona, ma soprattutto umile. E quindi ho avuto dei grandi esempi, sono contentissimo della mia carriera che ho fatto e sono contento ancora che sono ricercato, tra virgolette, diciamo. Senti, Mandolini non ce la facciamo proprio a Mandolini, non so se hai visto. No, il mister è un piacere vederlo, perché comunque abbiamo fatto 2 anni stupendi assieme. Quest'anno purtroppo ne sono successe tante, nel mondo del calcio il mister lo sa meglio di me che a volte le strade si dividono, però questo non vuol dire che comunque ho un bellissimo rapporto con lui. Ecco, siete due grandi personaggi, sia tu naturalmente che Andrea. Grande messaggio di sportività, no? Perché comunque i risultati non arrivano, probabilmente delle strade si dividono, però ci sono ancora tanti tuoi ex compagni che sono andati anche a gennaio, che sono molto vicini al gruppo storico, al Verona, che soffrono insieme a voi, perché ci sono anche altri compagni che da anni non ci sono più, che chiedono che cosa fa il Verona, dai che il Verona ce la fa. Insomma, sentite questo affetto nonostante le grandi difficoltà di quest'anno. Lo sentiamo perché per raggiungere gli obiettivi che abbiamo raggiunto, che poi Verona ha raggiunto, perché io sono venuto solo quando eravate già in A, bisogna dimenticare che il mister ha preso una squadra dalla C che stava precedendo in C2 e l'ha portata in Serie A, e poi abbiamo fatto 2 anni stupendi e c'era un gruppo sano, un gruppo di bravi giocatori, ma soprattutto un gruppo unito. E questo è normale che anche quando dopo si separano un po' le strade, perché qualcuno cambia strada, però rimane unito, perché è passato talmente dei bei momenti che è giusto anche che oltre al calcio ci sia anche qualcosa di più. Con la Samp come finisce? Con la Samp dobbiamo vincere, quindi cercheremo di vincere e basta. Tutto lì, c'è il campo per vincere da qui alla fine. Ah sì, perché poi dopo ce ne sarà un'altra, dovremo cercare di vincere anche l'altra, quindi la prima Samp. 11 battaglie. Senti, me la sono tenuta per ultima, se non mandi a quel paese, però stanno attendendo tutti. Continui, no? Perché qualsiasi se siamo in Serie A, siamo in Serie A. Se andiamo in Serie B, perché ci devi portare in Serie A, subito, continui. No, adesso vediamo a fine campionato, adesso pensiamo alla Sampdoria, non
sinceramente sono sempre decisioni che prenderò a fine campionato insieme alla mia famiglia, decideremo assieme, comunque qualsiasi sarà la mia decisione, vediamo un po' quello che succederà. Beh, però conta bene, perché sempre detto fare il primo anno poi esatto. Mi piace questa dichiarazione di Luca Toni, davvero ancora complimenti, guadagniamo il centro del parco insieme con Selene, l'assessore Alberto Mosca, Mario.